Nel video precedente abbiamo visto il fenomeno della dilatazione dei tempi, l'abbiamo dimostrato con le trasformazioni di Lorentz nel caso in cui i due eventi accadevano nello stesso posto all'interno del treno, ma non alla stazione. Infatti, i due eventi erano l'emissione e il riassorbimento del raggio di luce da parte dell'orologio O' del treno. Qui invece vediamo sempre la dilatazione dei tempi, sempre ricavata con la trasformazione di Lorentz. Ma stavolta i due eventi avvengono nello stesso posto alla stazione, anziché nel treno. Come abbiamo già visto in un video precedente, consideriamo questo disegno in cui i due eventi corrispondono al passaggio di un intero righello che si trova sul treno, passaggio di fronte all'orologio O della stazione. Il righello è O' A' sul treno. Il primo evento è l'incontro dell'estremità destra del righello A' con l'orologio della stazione O. Poi il righello sfila tutto quanto davanti all'orologio O della stazione e il secondo evento è l'incontro tra la coda del righello O', che nel frattempo è arrivata qua giù, O', sempre con l'orologio della stazione O. Quindi vediamo che la stazione utilizza un orologio solo, l'orologio centrale O, mentre invece il righello deve utilizzare due orologi diversi. Infatti, dal punto di vista del righello, è l'orologio della stazione che si muove verso sinistra e percorre tutto il righello che è visto fermo nel treno. Quindi questo è il primo evento, l'orologio della stazione si incontra con l'estremità destra del righello A', poi l'orologio della stazione scorre all'indietro e si incontra con la coda del righello che è O'. Vogliamo dimostrare che l'intervallo di tempo misurato con due orologi diversi, quindi misurato nel treno che appunto fa uso di due orologi diversi, A' e O', è più lungo dell'intervallo di tempo misurato con un orologio solo, che è l'orologio della stazione O. Quindi scriviamo la legge di trasformazione di Lorentz per trovare il tempo, l'intervallo di tempo che scorre sul treno, delta T' tra questi due eventi, e quindi si tratta della trasformazione di Lorentz diretta. In questa trasformazione delta X vale 0 perché i due eventi avvengono nello stesso posto della stazione. Ricordiamo che i due eventi sono infatti registrati dall'orologio O della stazione. I due eventi sono l'incontro di O prima con A', questo qua, e poi l'incontro di O con O'. Quindi questo delta X non c'è e di conseguenza abbiamo immediatamente che il tempo, l'intervallo di tempo misurato tra questi due eventi sul treno è dilatato di un fattore gamma rispetto all'intervallo di tempo misurato dall'orologio della stazione. L'orologio della stazione misura questo tempo, che è il tempo proprio, che è più breve, mentre invece sul treno i due eventi sono registrati con due orologi diversi e quindi l'intervallo di tempo che li separa, delta T' è più lungo, è dilatato di un fattore gamma e non è il tempo proprio.